Bayek. È con il cuore carico di angoscia che ti scrivo. Il Sinai è in rivolta contro i romani. Due occulti sono stati uccisi in un massacro. Sono io la sola responsabile. Sono io ad averli addestrati. Faccio il possibile per tenere uniti gli occulti. E mi sono alleata con il capo dei ribelli, Gamilat. Ho bisogno dei tuoi saggi consigli. Ti prego, raggiungimi. La notte più nera, il Sinai dorme, sfiancato dal dolore. Con la bocca piena di cenere, piangiamo lacrime di sangue. Chi ci salverà dalla disperazione? Il nostro eroe avanza nella nebbia. Silenzioso come il mare e reca la morte. Invisibile, anonimo, senza pietà. Ascolta, ti narrerò di lui, la leggenda di Siwa, l'ombra di nome Bayek. Bayek, Bayek, Bayek. Bayek. Sembra un grande uomo. Devo trovare il nascondiglio. Dovrei poterlo vedere dall'alto. L'ingresso è bloccato. Deve esserci un altro modo per entrare. Siamo. Ah, la base degli occulti. Bayek, il più grande di tutti. Ho udito le tue gesta.
Mi chiamo Kashta. È un onore incontrarti, mentore. Niente formalità, Kashta. Siamo entrambi degli occulti. Che spreco di vite. Tahira! Ah, Bayek, grazie agli dei sei qui. Il tuo messaggio era urgente. Queste sono le spade dei due occulti che ho reclutato, uccisi in un massacro. Saranno ricordati come nostri martiri. Lui è Gamilat, capo dei ribelli Nabatei. Che è successo? Siamo fuggiti dal villaggio. I romani ci hanno seguiti e hanno riversato la loro furia sugli abitanti. È stata una carneficina. Uomini e donne innocenti. Gli occulti hanno provato a fermarli e sono morti. Conoscevano i rischi. Io li ho mandati a aiutare i ribelli. Tahira, ciò che è fatto non può essere cancellato. Gli occulti non sono fatti per la guerra, ma possiamo aiutare la ribellione eliminando il capo dei romani. Il generale Rufio, ma lui è a Roma. Rufio ha 3 luogotenenti qui nel Sinai. Considerali già morti. Occupiamocene. Sono in debito con te. Lo facciamo per il popolo, Gamilat. È esatto, il popolo. Il popolo e io siamo una cosa sola.